prima canzone che ho cantato di Cesarini risale addirittura agli anni 40, cioè subito dopo il passaggio del fronte, perché c'era ancora la guerra. Io cantavo. Parlare di Cesare Cesarini significa parlare di Firenze, perché Cesarini è stato un autore prettamente fiorentino. Però non ha scritto solamente canzoni fiorentine, ha scritto anche, anzi, i primi successi di Cesarini penso che siano state canzoni all'italiana, che io vi farò sentire alcune cosette che non ricordo le parole, ma i motivi li ricordo abbastanza bene. Uno era questo, per esempio. Ve la ricordate? Sempre l'amore che c'è, quando ancora puoi ricordare il tuo ultimo amore. Canzone fece un grandissimo successo. Poi Cesarini scrisse anche quell'altra bellissima, mi ricordo come faceva, su per giù, cantava una vecchia chitarra con dolce armonia il canto di quanto eri bella, di quanto eri mia. Poi venne in me la gelosia, insieme a lei l'infelicità, e quando d'autunno morivano le foglie d'oro, le mie illusioni d'amore se ne andava con loro. La un tango di quelli in cui, quando si andava nelle sale da ballo e si ballava con una ragazza una di queste canzoni, ci si sposava. Se non, sì, ci si sposava. O ci si sposava o ci si fidanzava. In ogni modo, erano i tempi in cui era bello sentire queste musiche, perché eravamo anche giovani. Ma io ricordo che questa canzone, Cesarini, penso che l'abbia scritta o per Carlo Buti o per Otello Boccaccini. Anzi, io vorrei parlarvi anche di Otello Boccaccini, questo grandissimo artista che bisogna nominare, bisogna ricordarlo. Boccaccini è ancora con noi, fortunatamente è ancora giovane, ancora, diciamo, di quelli allegri. Spesso ci vediamo, non tanto spesso, perché io purtroppo ci sto, non ci sto tanto ora la sera, andare a fare le mangiate, ma io so che Boccaccini spesso va a fare delle gran mangiate insieme a Bartali, altri amici, e io spero che prossimamente, molto presto, di stare una sera con lui e con tutti gli amici, e approfitto anzi per salutarli. Come ripeto, Cesarini scrisse tante canzoni. Un'altra canzone mi ricordo che era questa qui, non so se voi ve la ricordate. Terra, tu sei più bella sotto la luna. La 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 la
Anche questa ebbe un grandissimo successo. E poi fece tante altre canzoni, io ricordo. E poi, un momento, chi non ricorda, tornando sempre, perché Cesarini ha sempre avuto l'amore per Firenze, chi non ricorda? Vieni con me a Firenze, vieni a vedere che bambine. Allora, cari amici, potevamo cantare Vieni con me a Firenze, vieni a vedere che bambine. Oggi si dice Vieni con me a Firenze, vieni a vedere che bambine, e poi ti accorgi invece di bambine, la maggior parte sono bambini. Ed è una noia. Invece a quei tempi c'erano proprio le bambine, bambine, i bambini, bambini. Ma Cesarini cantava e componeva pensando alle bambine, che era un po' un malandrino, il maestro Cesarini. È stato un uomo, diciamo, eccezionale, era un amico. Io mi ricordo, ho fatto tanti spettacoli con lui, io nel dopoguerra, insomma, quando cominciai a cantare, ebbi la fortuna di averlo spesso come mio accompagnatore a pianoforte. E insomma, quando poteva venire ero felice. Di solito io cantavo col quintetto caratteristico fiorentino. E lì c'avevo il quintetto che era formidabile, questo quintetto diretto dal maestro Ariani. E anche qui vorrei aprire una parentesi, ricordare, cioè, il maestro Ariani, che in una prossima trasmissione parleremo anche di lui. Il maestro Ariani fu colui che ci insegnò a cantare, a me, al grandissimo Silvano Lalli, un ragazzo che purtroppo ci ha lasciato molto tempo fa, ma che io ho sempre portato, diciamo, il ricordo di Silvano, Silvanino per gli amici. E, insomma, se no andiamo nel patetico, ma insomma quel periodo bello in cui si cantava ancora, si facevano stornelli, canzoni, quintetto fiorentino, maestro Cesarini e poi l'orchestra Ferrari qui di Radio Firenze. Ma ritornando a Cesarini, perché stiamo parlando di Cesarini, io vorrei dirvi che Cesarini ha sempre pensato più che altro a scrivere canzoni su Firenze.